Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale. Oggi vi voglio far vedere queste nuove lampadine LED della Bevensi, in questo caso con attacco H7. La differenza di queste nuove lampadine LED è che sono praticamente uno a uno, significa che la lampadina ha le stesse e identiche misure delle normali lampadine alogene. Molto spesso le lampadine a LED sono più grosse, hanno la ventolina dietro, hanno dei fili, hanno altre centraline attaccate e quindi questo provoca sempre dei problemi magari con il collegamento, magari con i tappi dietro i fari che si devono togliere, eccetera, eccetera, ed è sempre un problema. Ma in questo caso queste nuove lampadine LED non hanno tutto questo e, come vi dicevo, sono le stesse identiche misure delle lampadine alogene. Ma andiamolo a vedere meglio nel dettaglio. La confezione arriva super incartata. Andiamole ad aprire. Eccole qui. Abbiamo il librettino di istruzioni e qui vediamo proprio le lampadine come sono. Eccole qui, ragazzi. Come potete vedere, sono le misure esatte delle normali H7. Ora vi faccio un paragone con le normali lampadine. Ecco qui una lampadina alogena H7 e questa è il LED. La lampadina LED H7. Hanno le stesse identiche misure. Allora, andiamo a vedere nel dettaglio la lampadina. Comunque ha la ventolina di raffreddamento. Non so se si riesce a vedere. Comunque in queste feritoie c'è la ventolina che raffredda. Quindi l'hanno fatto molto molto più piccola e va a raffreddare il LED senza montare quella grossa ventola che solitamente troviamo nelle normali lampadine. Qui possiamo vedere anche all'interno la parte in rame che va a raffreddare. E la struttura esterna è tutta in alluminio, infatti tra l'altro già è molto molto fredda. Troviamo i LED sia a destra che a sinistra e ora, da come leggevo, sono stati modificati. Ora ce ne sono 8 per lato. Vediamo qualche specifica tecnica. Sono da 6000K, quindi luce bianca, montano dei chip 3570 CSP, hanno una potenza di 70 watt al 7 e come lumen sono da 10.000, sempre al 7, quindi entrambe le lampadine. Da quello che leggevo sul sito del produttore, sono anche CAN bus, quindi non dovrebbero dare errore nel quadro strumenti al 99% delle auto, perché poi ci sono sempre auto che hanno qualche controllo in più. Comunque, eventualmente, sempre la Bevensi ha le resistenze apposite per togliere un eventuale errore. Uno sguardo veloce al librettino di istruzioni, dove troviamo varie informazioni. È tutto in inglese, però è molto semplice l'installazione, ci fa vedere anche già qualche illustrazione. Qui gli indirizzi social del produttore, come Facebook ed Instagram, eccetera. Ok, ma ora andiamole a montare, che sono molto curioso di vedere come vanno. Andiamo. Ok ragazzi, eccoci qui accanto all'auto. Prima cosa che vi consiglio di fare per il lato destro, di togliere la parte alta del serbatoio dell'acqua detergicristalli. Basta un cacciavite e alziamo il fermetto e possiamo toglierlo. Eccolo qui, così abbiamo proprio lo spazio qui davanti. Questa è la lampadina che andrò a cambiare, questa gialla bruttissima che non si può guardare, quindi faro abbagliante H7, e questo è il tappo che andremo a rimuovere per poi togliere la lampadina.
toglierlo basta svitare in questo senso e non c'è bisogno nemmeno di staccare il connettore. Eccolo qui. Questo, ragazzi, non so se vi ricordate, ma se mi avete seguito per gli altri video, per mettere gli altri LED bisognava proprio rimuovere completamente il tappo, proprio questo qua che si muove qui sotto, vedete? Perché poi mettendo i LED non era più possibile rimettere il tappo. Poi più sotto troviamo il connettore, basta solo sfilarlo. Ok. Ora non so se si vede, ecco proprio dove ho il dito. Vedete ragazzi, ecco la lampadina a casette. Ora vedete questa linguetta in ferro? Praticamente è un fermo che regge la lampadina. Basta schiacciarla verso l'avanti del faro e poi abbassarla. Eccola qua. La tiriamo indietro e possiamo estrarre la lampadina. Eccola qui. Ok, ora per curiosità andiamola ad accendere. Vediamo prima che luce emette. Un'altra cosa, ragazzi, molto positiva, può funzionare in tutti e due i modi, sia se la mettiamo così, sia se la mettiamo in quest'altro modo. Andiamola ad accendere e a provare. Accende sia così e sia se la giro dall'altro lato. Perfetto. Anche la ventolina, praticamente il rumore è impercettibile, non è rumorosa. Per quanto riguarda la luce, ragazzi, è molto nitida, la vedo molto forte, pulita. Comunque, differenza notevole poi con l'altra alogena di prima, che non si può guardare. Per farvi un esempio, questa è la vecchia lampadina alogena, quella originale. Questa è la nuova lampadina a LED della BVNC e questa è la lampadina a LED, quella con la ventolina grossa dietro che occupa un sacco di spazio. Come vedete, molto molto più grossa. Ora per montarla dobbiamo infilarla in questo modo. Vedete ragazzi? I LED praticamente devono stare uno a destra e l'altro a sinistra, anche per come ci dice il librettino qui di installazione. Ora per prendere il riferimento, perché può andare in vari modi, ho visto questo punto qui in alto, c'è questa tacchetta con un lato smussato e la andiamo a posizionare verso l'alto. Quindi così nel faro. Ok, andiamolo a mettere. Ok. Ora rimettiamo il fermo e questo è l'incastro che vi dicevo, che sta dalla parte di sotto. Attenzione, quindi quando mettete questa asticella, prima la abbassate, incastrate e poi la alzate. Ora possiamo rimettere il connettore. Eccolo qui. Assicuriamoci che sia andato bene. E possiamo rimettere il tappo. Troviamo l'incastro. Una volta incastrato possiamo avvitare. Eccolo qui, perfetto. Ecco nel faro poi come viene. Vedete ragazzi? Ok, per il lato sinistro, stessa cosa per il lato destro. L'unica differenza, dobbiamo togliere il tubo dell'aspirazione.
Basta staccare queste due clip, questo bulloncino qui, alziamo questo incastro. Io qui ho messo una vite, ma non la portano tutte. Giusto qualche differenza, ragazzi. Qui con il LED. E questo senza il LED. Naturalmente il faro abbagliante. Ok ragazzi, vediamo come si comportano su strada. Questi sono i fari anabbaglianti. Vediamo gli abbaglianti. Vabbè, direi che hanno una buona profondità. Sono anche ampi, si allargano bene sulla carreggiata da un lato all'altro. Sicuramente molto molto meglio di quelle alogene. No, per me è un valido prodotto. Poi considerando che si possono montare senza fare nessuna modifica, il tappo si può mettere, per me buone.